Sessione conclusiva questa mattina a San Lorenzo Maggiore del primo summit sulla sanità voluto dal Comune. Tre giornate di confronto e dibattito che hanno visto la partecipazione del sindaco, dei direttori generali delle aziende ospedaliere, dell'ARSAN e dei vertici sindacali sul tema dell'assistenza sanitaria in città. Si è discusso tra l'altro della necessità di potenziare pronto soccorso e punti nascita nel centro storico a seguito della recente riorganizzazione dei presidi ospedalieri e raccolte analisi e proposte emerse in un documento finale che sarà destinato agli organismi competenti. C'è bisogno di assistenza sanitaria in tutti i settori, appunto, dalle maternità all'eterologa, a tutto ciò che serve per garantire sicurezza e salute ai nostri concittadini. Io quello che trovo grave è che in questi anni, per ragioni di pareggio di bilancio, si siano tagliate risorse alla sanità pubblica, tanto da creare poi apparenti conflitti o comunque tensioni su quale servizio viene garantito invece di un altro. Io credo che un paese democratico, uno Stato di diritto, è un paese che rispetti la sua Costituzione, come nel nostro caso quello della dignità della persona e del diritto alla salute, deve dare le risorse pubbliche necessarie per far funzionare tutti i servizi. È uno scandalo che ancora oggi, il 2015, ci siano persone che non vengono adeguatamente assistite anche negli ospedali pubblici. Questo accade a Napoli come in altre parti, nonostante l'eccellenza del personale medico, l'umanità che c'è, la pazienza dei cittadini. Ho molto apprezzato il contributo costruttivo che è stato dato dalle varie realtà della nostra città, era quello che volevamo. C'è una 3 giorni di lavoro, di ascolto, di proposte per e non contro qualcuno, quindi credo che sia un momento importante per la sanità della città. E anche le proposte che sono venute fuori sono molto interessanti, perché c'è il rafforzamento dei presidi sanitari nel centro storico, si coglie l'opportunità dell'ospedale del mare, si coglie l'esigenza di una razionalizzazione delle risorse ma senza soppressioni pericolose per la salute dei cittadini, un bel segnale per la città, le forze di Napoli che si uniscono per un'organizzazione migliore del capitale umano che nella sanità napoletana è molto eccellente.